Autista usa il telefono alla guida del Pollicino, la denuncia di un nostro telespettatore. Giornata contro il cyberbullismo e il bullismo, centinaia di studenti per il documentario A Imperfect. Sicurezza, carabinieri e Confapi contro il lavoro irregolare. Abbadia San Salvatore, tondi, lavori in corso per trovare il candidato, la coalizione potrebbe allargarsi, tutto questo e molto altro all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Sena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Parliamo di una segnalazione di un nostro telespettatore che ha denunciato l'utilizzo del telefono da parte di un autista di Autolinee Toscane durante il turno di servizio. I dettagli ce li racconta Filippo Megliattini. Un video che lascia spazio a pochi dubbi. A realizzarlo è stato uno spettatore di Siena TV e la dinamica è purtroppo chiara. L'autista del Pollicino sta utilizzando il cellulare mentre è alla guida. Chi ha realizzato il video ha specificato che si tratta di un comportamento reiterato da parte dell'autista, che utilizza il telefono andando a velocità sostenuta e che in più di un'occasione, proprio per questa distrazione, si sarebbero verificati dei disagi come fermate mancate o frenate improvvise. La vicenda non è ovviamente passata inosservata da Autolinee Toscane, l'ente gestore del trasporto pubblico locale, che ci ha tenuto a specificare che questo tipo di segnalazioni dovrebbero essere fatte tramite il loro call center e che l'azienda ha già avviato le verifiche interne, così da valutare i provvedimenti da adottare. Nel caso specifico del video, il Pollicino sta percorrendo strada Massetana Romana e si trova all'altezza dell'incrocio con la zona commerciale di Cerchiaia, un tratto in cui sono presenti anche strisce pedonali e un limite di velocità di 50 km orari. Adesso invece torniamo a parlare di Brico e Garden. Questa mattina i sindacati hanno incontrato il comune di Siena. Nonostante questo, il futuro dei lavoratori è più incerto che mai. Ancora Filippo Megliattini. Sembra ormai segnato il destino dei lavoratori di Brico & Garden. Questa mattina i sindacati hanno incontrato il comune di Siena, rappresentato dal sindaco Fabio, il vice sindaco Capitani e il capo di gabinetto Manganelli. L'amministrazione è stata aggiornata su questa vertenza che vede i dipendenti non ricevere lo stipendio dal mese di novembre e i negozi, sia a Siena che a Colle Valdelsa, ormai sono chiusi. L'impegno dell'amministrazione sarà quello di cercare delle figure interessate a rilevare l'attività. Il comune si è fatto carico di fare una verifica eventualmente per le sue competenze se possono esserci altri imprenditori interessati a quel tipo di attività. Attività che in questo momento è in dismissione perché l'imprenditore non si è più fatto sentire, non si è più visto. I dipendenti, alcuni hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa. Il negozio è chiuso, stanno sgombrando, Colle è già chiuso, Siena sgombrano. Credo sia arrivato anche uno sfratto per quanto riguarda il negozio di Siena e i lavoratori rimasti sono tre. Un altro possibile scenario per i dipendenti potrebbe essere un ricollocamento. Intanto i lavoratori potranno procedere con il recupero crediti. Intanto i nostri uffici sono a disposizione per i lavoratori per iniziare le pratiche del recupero credito, perché ritengo che sia la prima cosa fondamentale da fare proprio a tutela dei lavoratori. E poi dopo vediamo cosa succede, perché ripeto, l'imprenditore non si è fatto ancora vivo, quindi dovrà scegliere se poi chiudere e terminare l'attività in questo territorio. Il Monte dei Paschi di Siena ha chiuso il bilancio 2023 con oltre 2 miliardi di utili e dopo 13 anni torna a ridistribuire il dividendo agli azionisti, ma i sindacati chiedono nuove assunzioni. Cristiana Morti. Utili oltre 2 miliardi di euro e la banca che tornerà a remunerare i soci azionisti dopo 13 anni, due in anticipo rispetto al piano industriale. Sono in sintesi i numeri del bilancio 2023 di Banca Monte dei Paschi, illustrati alla stampa dopo l'approvazione da parte del CDA. Un risultato oltre le attese anche degli analisti e in grado di mettere il turbo al titolo in borsa. A spingere invece l'utile dell'ultimo anno, in particolare dell'ultimo trimestre, è stato l'abbattimento del rischio legale. Nel quarto trimestre la banca ha beneficiato di 466 milioni di euro di rilasci netti di accantonamenti su fondi rischi e oneri, legati al venir meno dei rischi legali. Il primo tra tutti a fregarsi le mani del risultato raggiunto è il Ministero dell'Economia, socio al 39,23% della banca senese. Agli azionisti andranno 315 milioni, 0,25 euro per ogni azione.
All'orizzonte intanto c'è quello di una prossima nuova cessione di quote da parte dello stesso ministero. A fine febbraio scadranno i 90 giorni di moratoria sulle cessioni richieste dalla procedura accelerata, con la quale a fine novembre il Tesoro ha collocato sul mercato una quota del 25% del monte. E mentre l'amministratore delegato di Rocca Salimbeni, Luigi Lovaglio, parla di un rinascimento della banca, i sindacati portano il conto dei sacrifici fatti negli ultimi anni da parte dei lavoratori. Ultimo in ordine temporale, nel novembre 2022, l'esodo di 4.200 dipendenti. Oggi i sindacati invocano nuove assunzioni. A rendere merito al sacrificio dei Montepaschini è stato il sindaco di Siena Nicoletta Fabio. La descrizione di una banca in buona salute ci conforta e ci fa guardare con ottimismo al futuro, anche grazie alla professionalità di chi si è messo a disposizione nei momenti più difficili, dai vertici ai dipendenti stessi, ha detto il primo cittadino senese, evidenziando: Banca Monte dei Paschi può ancora rappresentare una risorsa fondamentale per la città e per tutto il nostro territorio. Ma sullo sfondo resta l'ipotesi più probabile, quella delle nozze con un altro gruppo bancario. Oggi si celebra la Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, ricorrenza che dal 2017 pone l'attenzione su una piaga ancora troppo diffusa e che dalla realtà, principalmente quella degli istituti scolastici, si è estesa anche alla realtà virtuale, ovvero alla rete. Bullismo e cyberbullismo restano purtroppo una delle minacce più temute tra gli adolescenti e si è parlato di questo nella sala Italo Calvino questa mattina, gremita di studenti. Viola Carignani. Morire perché non si sopporta l'onta dei social, perché la reputazione viene meno, perché tutti sanno in tempo reale qualcosa del tuo intimo, e il risvolto negativo della vita sui social che ferisce soprattutto gli adolescenti che attraversano un momento della vita fatto di immagine e anche di sofferenza. Nella giornata internazionale contro il cyberbullismo, la sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala si è riempita di studenti delle scuole superiori. Una mattinata di relazioni dal vivo con chi con i social ci lavora ogni giorno e con gli psicologi della ASL. I ragazzi, i nostri giovani possono contribuire a contrastare il fenomeno perché hanno un ruolo solidale davvero importante, per esempio nel cercare di combattere la prevaricazione tra coetanei, oppure anche far emergere con forza l'idea della diversità di ogni corpo. Spunto per accendere il dibattito anche il documentario Imperfect, I'm Perfect di Azzurra Di Giovanni. Perfect è un documentario di 5 episodi. Le imperfezioni che siamo andate a spiegare in questo documentario sono l'acne, l'alopecia, la vitiligine, la cellulite e l'irsutismo. Perché è nato il progetto? Il progetto in realtà nasce da una mia esigenza personale, io sono giornalista e ho iniziato a soffrire di acne una decina di anni fa, quindi ho calcolato che un terzo della mia vita l'ho passata soffrendo di acne e non mi sono mai sentita rappresentata dai media, quindi mi sono chiesta perché non iniziare a normalizzare questo tipo di imperfezioni. Una giornata divertente per gli studenti è importante per la loro crescita. Oggi si parla di bullismo e cyberbullismo, qualcosa che si scatena più nell'online che nell'ambiente di scuola, dove le azioni possono essere tremende, dove i ragazzi si attaccano e dove è molto difficile anche per noi intervenire. Per questo giornate come oggi sono estremamente fondamentali per proporre sensibilizzazione, per parlare con i ragazzi e con le istituzioni, per fare squadre e per combattere questi fenomeni. Carabinieri e Confapi fianco a fianco per contrastare il lavoro irregolare e tutelare la sicurezza. Cristiana Morte. Cyber security, sicurezza sul lavoro, contrasto al lavoro irregolare, tutela ambientale. Il protocollo con l'Arma dei Carabinieri e Confapi Siena per la legalità e la democrazia economica. È questo il titolo del convegno che ha preso spunto dal protocollo stipulato a livello nazionale tra il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Teoluzzi, e il presidente di Confapi, Cristian Camisa. Un seminario, un momento di confronto per aiutare a riconoscere sul nascere i tentativi di infiltrazione della criminalità all'interno delle piccole e medie imprese ed implementare la conoscenza di buone pratiche in materia di democrazia economica, cyber security, sicurezza sul lavoro, contrasto al lavoro irregolare e tutela ambientale. Per noi si tratta di un'iniziativa molto importante che dà concretezza a quello che è il motto che trovate sui social del nostro sito istituzionale, che possiamo aiutarvi.
Sì, possiamo, i carabinieri possono aiutare non soltanto nel momento di repressione, che è il momento che ci vede coinvolti quando magari è stato consumato un illecito amministrativo o penale, ma per noi rimane fondamentale la prevenzione. Legalità in termini generali come strumento di concorrenza, legalità nel posto di lavoro, legalità nel rapporto con l'ambiente e una lotta abbastanza diffusa a tutte le forme distorsive di competizione. Questo protocollo va declinato in tutti i territori, lo stiamo facendo, lo stato del nostro sistema diciamo è mediamente soddisfacente, ovviamente bisogna tenere sempre la guardia alzata su questi temi, grande attenzione al territorio, ai fenomeni distorsivi, perché solo in un sistema di regole può crescere l'economia e la società. E in merito anche del protocollo d'intesa tra Carabinieri e Confapi, oggi il tessuto imprenditoriale nella provincia di Siena gode di buona salute in tema di sicurezza e contrasto al lavoro irregolare. Beh, alla luce di un anno e mezzo di osservazione del territorio, dalla mia posizione privilegiata, posso dire che il tessuto è fondamentalmente sano. Non sono mancati alcuni, ma limitatissimi casi in cui alcuni controlli posti in essere soprattutto dal nostro reparto, il nucleo Carabinieri Ispettori del Lavoro, hanno evidenziato qualche irregolarità, ma parliamo di casi che riguardano l'1% dei controlli svolti, per cui posso dire e posso tranquillizzare i cittadini senesi che il tessuto produttivo ed economico della provincia, alla luce dei controlli fatti, appare fondamentalmente sano. Passiamo adesso alla cultura. Per gli amici della Pinacoteca, ancora un sold out alla scoperta di Giovanni Di Paolo. Ancora un sold out per il secondo incontro organizzato dagli amici della Pinacoteca. Questa volta il protagonista è stato Giovanni Di Paolo, raccontato dallo studioso Raffaele Marrone. La Pinacoteca Nazionale di Siena costruisce alcune delle opere più importanti della scuola senese quattrocentesca. Giovanni Di Paolo emergerà come uno dei protagonisti di questa stagione tardogotica senese, al lato del grande Sassetta, ma emergerà come un pittore che per certi versi è più radicato nella grande tradizione artistica cittadina che rimonta ai grandi campioni del 300, della prima metà del 300, come Simone Martini e fratelli Lorenzetti. Però, nonostante questo suo maggiore attaccamento, questa sua minore apertura rispetto al Sassetta verso le grandi novità del primo Rinascimento fiorentino, Giovanni Di Paolo rimane comunque un pittore di grande originalità, che sa elaborare una sua cifra stilistica molto peculiare, fatta sia di una tensione nervosa, di figure contorte molto particolari, ma anche di un sapore sempre un po' onirico, visionario, che è davvero la sua forza e che ne ha fatto un po' la delizia della cultura surrealista del Novecento. Valorizzare i tesori del museo resta l'obiettivo dell'Associazione Amici della Pinacoteca. I primi due appuntamenti sono stati un successo, ma gli incontri proseguiranno, come ha spiegato Axel Emery, direttore della Pinacoteca Nazionale, il 14 febbraio con Alessandro Bagnoli, che presenterà il Maestro dell'Osservanza, e infine il 28 febbraio con Elena Marta Manzi, che presenterà Sano Di Pietro. C'è un successo notevole perché anche c'è questa mostra del Sassetta Massa Marittima di cui si comincia a parlare abbastanza, e quindi c'è questa voglia nel pubblico di riscoprire i grandi senesi del primo Quattrocento. Diciamo, c'è già lo stato della ricerca, che è il frutto di ricerche degli ultimi 30-40 anni, e poi ci sono ancora oggi dei giovani studiosi come oggi Raffaele Marrone, che comunque stanno studiando con i grandi maestri, diciamo tipo Alessandro Bagnoli, e che quindi stanno ancora guardando i politici, guardando le carpenterie, stanno ancora scoprendo dei segreti. Ci sono anche altri grandi artisti di quest'epoca come Sano Di Pietro, il Maestro dell'Osservanza, insomma, quindi è solo l'inizio, si continua. Partirà il 17 febbraio Danzarte, azioni di danza tra i quadri della Pinacoteca di Siena, una rassegna di tre eventi in cui la danza si unirà con le opere della Pinacoteca Nazionale di Siena. Ancora Viola Carignani. Entra dalla porta principale della Pinacoteca Nazionale di Siena una forma d'arte diversa dai dipinti esposti in via San Pietro, ma secondo il direttore Amery si sposano perfettamente con le architetture del palazzo. Ecco che arriva la danza, grazie alla collaborazione di tre storiche compagnie professionistiche senesi e la direzione artistica di Valassina. La Pinacoteca si apre ancora di più e diventerà una sorta di palcoscenico per la danza. Com'è che siete arrivati a definire questo nuovo programma?
È un'apertura naturale. Devo dire che quando sono arrivato ho percepito che questo luogo entrava in risonanza con la danza, particolarmente, perché è un luogo labirintico con degli spazi molto strani, piccoli a volte, e quindi la leggerezza della danza contemporanea si addice molto bene a questo luogo. Tre appuntamenti, tutti di sabato pomeriggio, il 17 e il 24 febbraio e il 2 marzo, con due spettacoli e la visita alla Pinacoteca. I danzatori si potranno muovere all'interno di questi spazi dialogando con la tematica delle opere esposte. In particolare per quanto riguarda l'opera di Ex Voto ci sarà un colloquio legato soprattutto al rapporto tra sacro e profano che si possono anche individuare in molte delle opere presenti nella Pinacoteca. Il pubblico come farà a fruire degli spettacoli che suppongo si muoveranno all'interno delle varie sale? Si potranno disporre in circolo per dare modo ai danzatori di esprimere la propria narrazione, il proprio linguaggio che potrà, spero, arrivare emozionando. La consigliera comunale Monica Casciaro ha depositato una mozione che verrà discussa al prossimo consiglio comunale, in cui parla di decoro urbano e anche della raccolta di rifiuti. Lorenzo Agnelli. È sempre più evidente che nel comune di Siena il decoro urbano è ormai ai limiti della sopportazione, se così si può dire, perché oggettivamente sempre più vige il degrado. Non ci gira intorno la consigliera comunale di Siena Monica Casciaro del gruppo Siena Sostenibile, che ha deciso di depositare una mozione per il prossimo consiglio comunale sui sempre accesi temi del decoro urbano e della raccolta rifiuti. Una mozione che si vuole svincolare dalla strumentalizzazione politica, che vuole affrontare in modo concreto una tematica complessa che è stata al centro del dibattito pubblico durante i tanti mesi di campagna elettorale. Con i miei colleghi abbiamo appunto strutturato questa mozione che deve andare oltre quelle che sono le divergenze politiche. Io spesso all'interno della sala del Consiglio Comunale ho sentito dire: qui dentro siamo a fare politica. Sì, esatto, noi siamo a fare politica. Proprio per questo motivo, appunto, ci sono determinate cose che devono andare oltre quella che è la maggioranza e la minoranza. Uno di questa è il decoro urbano. Sicuramente il decoro urbano non si deve affrontare con dei semplici volantini, perché quelli non risolvono niente, e la nostra mozione vuole essere appunto un invito a migliorare questa situazione. Al centro della proposta, su cui Siena Sostenibile si augura la massima condivisione, si sviluppano sei punti sui quali impegnare l'amministrazione comunale affinché le sempre più frequenti polemiche e problematiche che derivano dal servizio di raccolta e gestione dei rifiuti trovino un percorso con atti necessari in grado di garantire il decoro cittadino. Reintrodurre un, diciamo, congresso tra quella che è appunto la struttura di alcuni organi del Consiglio Comunale insieme alla SEI Toscana, questo per meglio affrontare appunto le dinamiche. Un'altra potrebbe essere quella della raccolta dei rifiuti nelle ore notturne per quanto riguarda la parte della ristorazione, quindi ristoranti, bar, che sono poi anche quelli che producono più spazzatura, possibilmente fatta con mezzi ecologici. Ci sarebbe da reintrodurre una parte della Polizia Municipale che potrebbe controllare quella che è la raccolta e sanzionare qualora i sacchi fossero messi in orari ovviamente non adeguati rispetto a quelle che sono le normative vigenti. Preziosa donazione dei Vigili del Fuoco di Siena per la pediatria dell'azienda ospedaliera universitaria senese. Filippo Meiattini. I Vigili del Fuoco donano al reparto pediatria dell'azienda ospedaliera universitaria senese il ricavato della distribuzione del loro calendario. La consegna dei 1.500 euro raccolti è avvenuta nella sede centrale dei Vigili del Fuoco, in una bella giornata all'insegna della solidarietà. Il calendario è composto da una serie di scatti che ritraggono il pompiere in mezzo alla gente, quasi come un angelo custode invisibile, pronto ad intervenire in caso di necessità. Era un'iniziativa che avevamo in mente già da un po' di tempo. Il Covid purtroppo ci ha bloccato, come tutti sapete, come tutte le iniziative negli anni passati. Adesso quest'anno siamo riusciti a concretizzare di nuovo la realizzazione dei calendari, e quindi tutto ciò che i cittadini generosamente, soprattutto devo dire, hanno creduto e hanno dato il loro sostegno alla nostra iniziativa, quindi il ricavato della distribuzione del calendario era nelle nostre proprio intenzioni devolverlo completamente al reparto di pediatria, visto che i bambini sono nel nostro cuore.
fare, quindi ci fa piacere averli con le scuole quando vengono qui al giorno di Santa Barbara a vedere il comando e quando anche nelle manifestazioni pubbliche possiamo avere incontri con loro, a maggior ragione nell'ospedale dove purtroppo sono costretti a rimanere per qualche giorno per qualche attività di carattere sanitario, quindi l'abbiamo fatto con estremo piacere. Una collaborazione importante che si estende anche nel lavoro quotidiano di ammodernamento dell'ospedale. Io li ringrazio, ringrazio il comandante per questa donazione importante per il reparto di pediatria, importante per l'azienda, ma ringrazio anche per, come ho detto prima, per il supporto che ci stanno dando praticamente quotidianamente anche per la ristrutturazione e la messa in sicurezza dell'ospedale. Il loro supporto per noi è veramente molto prezioso. Il divulgatore scientifico Mario Tozzi, ospite a San Quirico d'Orcia per la presentazione del suo nuovo libro, ha parlato dei rischi idrogeologici che anche il nostro territorio sta correndo. Lorenzo Agnelli. Le recenti alluvioni sono gli ultimi segnali lanciati da un territorio fortemente caratterizzato dal dissesto idrogeologico. Una nuova visione per uscire dal grande rischio che il nostro paese sta correndo in ambito ambientale l'ha presentata il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi a San Quirico d'Orcia in occasione della presentazione del suo ultimo libro Oltre il fango, una nuova visione per uscire dal rischio idrogeologico. Una folta platea ha ascoltato le parole dell'esperto ambientale romano e ha conversato con lui sulle buone pratiche che ognuno di noi, il nostro piccolo, può fare per abbattere le emissioni clima alteranti, con cause del cambiamento climatico i cui disastri sono inequivocabilmente sotto gli occhi di tutti. San Quirico poi è un bellissimo territorio, dunque ci teniamo che si conservi così. Parliamo un po' in generale degli impatti. Che impatti ci abbiamo in questo territorio? Quali sono gli impatti? Cerchiamo di porci delle domande. Cambia niente, eh? Tutti continuano a fare come gli pare, non serve a niente. Io mi diverto un po' a raccontare cose in giro e poi tutti a casa, tanto tutto continua come prima. Anni di poca lungimiranza amministrativa e di un eccesso della irruenza edilizia innata nella nostra storia di italiani, politiche che hanno permesso di costruire troppo e anche laddove non era opportuno costruire, oppure che hanno concesso condoni edilizi che non hanno eguali nel resto del mondo. Per questo, secondo il geologo romano, serve un cambiamento radicale delle politiche che punti al divieto di costruire nuove case, zero mattoni nuovi e zero cemento nuovo, solo così può rigenerarsi il paese. Muratori, siamo un popolo di muratori, alcuni addirittura massoni, poi soprattutto in Toscana non te dico, però muratori, qui sono proprio, sembra che non facciamo altro che, non abbiamo fatto altro che costruire, perdiamo 2 metri quadrati al secondo di territorio vergine perché la gente costruisce troppo. Forse sarà il caso di darsi una regolata, buttiamo giù il brutto, abbiamo una quantità di brutture che la metà basta, ricostruiamole bene quelle e lì facciamo valutare l'economia, ma dal punto di vista delle nuove costruzioni, nuovi mattoni, zero, basta. Perché oltretutto aumentano anche il rischio idrogeologico, basta. Sono partiti i lavori per la riqualificazione dell'ex carcere ed ex convento di San Domenico a San Gimignano. Il sindaco Marrucci ha parlato di luogo simbolo da restituire alla fruibilità pubblica. Simone De Mianturi. Via ai lavori di risanamento e valorizzazione dell'ex carcere ed ex convento di San Domenico a San Gimignano. Si è aperto ufficialmente il cantiere destinato a dare nuova linfa ad uno dei simboli della città delle torri che rivivrà nel segno dell'accoglienza, della cultura e della sostenibilità. Dopo un lungo iter partito con uno dei primi casi in Italia di federalismo demaniale che ha riportato nelle mani dell'amministrazione comunale e della regione toscana tutto il complesso. Un traguardo storico per la nostra città, frutto di un lungo lavoro, ha spiegato il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci. Riportare alla luce un luogo chiuso per secoli, rimetterlo alla fruizione pubblica allargando le occasioni di vita del centro storico patrimonio dell'umanità è la nostra missione, ha ribadito il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci. Un'operazione, quella del San Domenico, che richiede circa 23 milioni di euro. Spostiamoci ad Abbadia San Salvatore, dove il nome del candidato sindaco del centro-sinistra ancora non c'è, ma l'attuale sindaco lascia intendere che potrebbe arrivare dalla società civile. Francesca Campanelli.
Il segretario provinciale del PD di Siena ha indicato la metà di febbraio come limite entro il quale il PD, ad eccezione di Montepulciano dove ci saranno le primarie il 10 marzo, indicherà i nomi dei propri candidati nei 29 comuni senesi chiamati al voto. Ad Abbadia San Salvatore, dove il sindaco Fabrizio Tondi ha già detto che non si candiderà per il terzo mandato, non è scontata la candidatura di un rappresentante dell'attuale giunta che fino a poche settimane fa invece era data per certa. Il nome potrebbe arrivare dalla società civile, nell'alleanza potrebbero entrare nuove forze politiche. Il sindaco non si sbilancia e parla di consultazioni che a breve, probabilmente entro la data indicata dal segretario provinciale, porteranno ad un nome. Si stanno proprio in questi giorni completando tutta una serie di situazioni, sono state credo appunto fatte da cosiddetto un gruppo di componenti, di persone di riferimento del partito, una serie di contatti, sentire varie associazioni, vari grandi elettori, portatori di interesse, semplici cittadini, per capire quelli possono essere i gradimenti, diciamo, di determinate persone. E siamo, diciamo così, a tirare prossimi, a tirare le somme per capire anche questioni relative non solo all'indicazione, ma alla possibilità di alleanze con altre forze politiche e in che direzione si sta andando. Quindi al momento ancora è prematuro, ma siamo quasi alla fine di tutto il percorso. Ed era questa la nostra ultima notizia, vi ricordo che a seguire ci sono le previsioni del tempo, poi torna Daniele Magrini a partire dalle 21.30 con Viaggio nella bellezza, Pinacoteca, armonie per la Casa dell'Arte Senese. L'informazione locale torna come di consueto domani a partire dalle 20.30.